Ciao, sono Raffaele e faccio il regista. Da grande vorrei fare il regista, ma pagato molto di più. Questa è la lista delle 5 parole che vorrei cancellare dal dizionario. Al quinto posto, sinergia. È una parola abusata nei gruppi di lavoro. In genere, quando due incompetenti non sono in grado di arrivare alla soluzione del problema, sbloccano la situazione con la fatidica frase: dobbiamo sviluppare le nostre sinergie. Al quarto posto, prosieguo. Proseguo. È una parola che per la verità mi piace molto, ma non mi ricordo mai come si dice, per cui uso sempre un giro di parole. Al terzo posto, personal trainer. Più che il suono, è il concetto che la parola esprime, come se tutti fossimo degli atleti professionisti che hanno bisogno di un allenamento super specialistico. Io non faccio sport, non l'ho mai fatto. Semplicemente faccio le scale invece di usare l'ascensore o il personal lift. Al secondo posto, sacrosanto. Ha la fastidiosa caratteristica di far cadere sempre tutto dall'alto. È un'antipatia che risale ai tempi della scuola, quando ero bambino e la maestra mi sgridava, o mia mamma o mia nonna. Quando sentivo la parola, la mia reazione istintiva già allora era: e che palle, non farla così pesante. Ma la parola che assolutamente vorrei cancellare dal dizionario è assolutamente. Abbiamo copiato l'espressione inglese, che viene usata in qualsiasi contesto e sempre a sproposito. Ma perché una cosa deve essere assolutamente? Non può essere e basta? Assolutamente sì. Scusi, posso? Assolutamente. Permette che l'aiuti? Assolutamente. E poi absolutely vuol dire certamente.